preoccupa, ci pensi? Questo è il titolo del volumetto presentato nei giorni scorsi nel grande salone dell'Auditorium Sant'Agostino di Atri. A presentarlo il poeta compositore Concezio del Principio. Un testo ricco di molte complesse vicende, e sì, le cantine, le feste, i carabinieri, e poi le figure familiari, i personaggi tipici, luoghi consueti ed episodi singolari. Il tutto narrato in forma discorsiva, tutto a braccio, una riflessione del suo ambiente, della sua Atri, e non poteva essere che in vernacolo. La raccolta, infatti, pur articolata in diversi componimenti, dà l'idea di uno solo, come dire, l'uno è legato all'altro sul filo della memoria. Il lavoro va apprezzato e valorizzato soprattutto per questi contenuti concreti, per questa costante volontà di raccontare, e sì, uno spaccato di vita quotidiana che scorre sotto i nostri occhi, che percepiamo ogni giorno, perlomeno chi abita in questi piccoli centri dove si vive una vita a misura d'uomo, sì, vera, dove un problema, una preoccupazione si racconta, si condivide con il vicino, con l'amico. E allora, eh sì, un racconto da apprezzare soprattutto per i contenuti concreti e palpabili, per la costante volontà di aderire alle persone e alle cose di ogni giorno, del quotidiano, parlandone e raccontandone con tanta felicità e schiettezza, come il suo viso preoccupato, riflessivo, tormentato, pensieroso, meravigliato e soddisfatto. Eh sì, cogliendo gli aspetti più particolari, curiosi, divertenti della sua gente, della sua Atri, trovandovi sempre un motivo sottinteso di speranza. Di quella speranza, di quel futuro migliore che ci trova e ci vede la professoressa Giselda Antonelli, che dalla sua alta professionalità scomoda anche il grande filosofo tedesco Hegel, quando ci parla della nottola di Minerva. Sì, quel volatile notturno che inizia il suo volo all'imbrunire sul far della sera, quando ormai la giornata è finita e conclusa, quando cioè la filosofia, così come la interpreta del principio, che si auspica un futuro migliore, con una descrizione della realtà ben diversa, dove nel suo volumetto il tema ricorrente e la crisi. L'autore Concezio, come dire, un personaggio, un uomo, un poeta che vuole semplicemente esprimere se stesso, ciò che sente dentro, la voglia di raccontare, e che dialettando e vernacolando riesce a farci sentire veramente partecipi di una realtà che con fedeltà e arguzia, con tanta naturalezza e tanto sentimento, ci invita a leggere e a farci trascorrere qualche attimo di spensieratezza. La serata si apre con un breve filmato, tracciando un po' la vita e i riconoscimenti arrivati per la sua intensa attività. Si prosegue con un intermezzo musicale del figlio Federico al piano con Divenire di Einaudi, e la voce soprana Zhang Ig Audan con Tuche di Gel Sei Cinta, eh sì, di Puccini, tratta dalla Durantot, e Avuchella di Francesco Paolo Tosti, veramente una voce squillante con acuti sopra e sotto le righe. A seguire Lorenzo con brani di Astor Piazzolla e Carnevale di Ruggeri. A questo punto si entra nel tema con la professoressa Giselda Antonelli. Le liriche sono state interpretate in italiano dalla voce più calda d'Italia, dice Bracili, Carlo Orsini. Mentre in vernacolo dallo stesso autore Concezio del Principio, buon ascolto e buona visione con le immagini del sottoscritto. Inutile portare i saluti della cittadinanza, perché una gran parte qui presente credo che Concezio sia veramente felice di questo successo. Non è la prima volta, ho il piacere e l'onore di presenziare già un'altra presentazione in un suo libro, come lo chiamo così, anche se poi io lo vengo a sentire non soltanto perché ho il dovere istituzionale, il piacere personale di essere presente, ma soprattutto perché lui scrive in vernacolo, in dialetto, insomma, e come scrive lui, a me fa ridere
non si offenda con Cesio, non è preso in unire la sua bravura, perché scrive cose profonde, molto importanti, insomma, questo lo sappiamo, molti di voi, se non tutti voi, già lo sanno. Però a me, insomma, quando lo sento recitare la sua vena un po' sarcastica, un po', insomma, un po' spot, anche da preoccuparci, pensi qualcosa, insomma, è un po' spot anche, per cui la cosa mi diverte, credo che diverte anche voi, sono curioso e convinto e sicuro, insomma, che questa è una sua opera, perché questo lo è, oltre che rendere omaggio alla nostra bella lingua dialettale, lingua, sì, una cosa molto importante, rendo onore a lui e alla sua bravura. Insomma, se siete così presenti, siamo così presenti, evidentemente lui è veramente bravo. Per cui grazie a Concezio, grazie a tutti, grazie a Priscilla, alla professoressa, e buon proseguimento e spero, sono convinto, buon divertimento a tutti. Grazie. Grazie. No, avete visto che i primi passi Concezio li ha fatti sempre in questo auditorio, non era dato per così tanto, però credo di aver scoperto, o di aver riscoperto in lui, quella che è la vena di ironia adriana. Ha fatto bene a dire grazie, meglio, perché io credo che un grande omaggio, fatevi un applauso, vada a tutti. Di fronte a un testo plurale, definito, plurale, perché non è, questo testo non si compone solo di poesie dialettali. Certo, c'è una prima parte di poesia in dialetto adriano, poi ci sono delle introduzioni poetiche in lingua e alla fine ci sono delle massime, degli aforismi, e si conclude questo testo con un po' consone alla descrizione di una quotidianità in cui i ricordi passati si intrecciano con quelli presenti, mentre le intrusioni poetiche, le massime, gli aforismi, nelle inclusioni poetiche l'autore usa l'italiano, quasi a costituire una specie di contrappunto che con un ritmo essenziale stringente interrompe un po' bene il proprio flusso di coscienza dialettale in cui i pensieri diventano domande senza risposta. Ecco, questa grazie. È la particolarità. Grazie. Sarei amico di tutto se non fossi bisognoso di tutto. Gli attori più bravi che io abbia mai conosciuto sono quelli che incontro ogni giorno per strada. Mi rifiuto di accettare situazioni prettamente convenzionali come la morte. Prima di morire preferirei vivere. Siamo più propensi a considerare cari amici quelli peggiori di noi, perché ci fanno sentire migliori. Possiamo vivere facendo a meno di tutto, tranne che della nostra superbia. L'ipocrisia è il vestito che possiamo quando usciamo a casa. Molte cose si fanno perché gli altri lo vorrebbero. Posso continuare? Vado? Lo progresso a una certa età. Qui ho preso a prestito mio padre, ma non c'entra niente, lo dico prima perché sennò quando torno a casa sono cavoli miei. Allora, lo progresso a una certa età, lo tempo passa di corso e spesso da tempo di sapere, Dio appressa lo progresso e conosce la modernità. So provato che papà, quando l'altro giorno li va a trovare, a spiegare le cose moderne e cuci parla e gli diceva: tu, quando ti un problema e non zinta da fare, provai su internet, cuci la sua e zinta a me. Beh, le si cam fa donna di rama, le si cam un po' di campanile, facci tu parlare di questo e fammi sapere che cosa.
ma spugnò un vento papà senza sapere di chi stavamo a parlare. Allora, Zistenne gli diceva, proprio perché non buca a mania, pete un bello cordless, cucirà solo il problema di rilano e non deve manca la fame. Beh, già ne piglio troppo di pallette. Ma pure questo mi tende la facalà. Avanti, che mi dicevi, se no faccio una brutta fine. Ma spugnò papà quasi un dito. Allora provive a fare un discorso sui guai dell'umore. E quello che può succedere. O papà, ma le sì una cosa. Per colpa nostra, aumentate il gas serra. E tra 50 anni ci potremo una sfiatata. Beh, a me questo non mi interessa, perché tra 50 anni andiamo come sono sfiatato io. Chi la spinge a scrivere? La passione per il dialetto, perché ho visto che purtroppo anche i giovani adesso non hanno più questa voglia di riscoprire il dialetto, che è la nostra radice ed è la nostra storia. Il dialetto è una lingua e deve essere tutelata in qualche modo e portata avanti. È questo che sto facendo, perché è la mia passione più grande che ho, e quindi spero di continuare nella mia vita. Come è venuta questione? Come è scaturita? Questa passione è scaturita tanto tempo fa, quando ero ragazzino, perché andavo spesso a trovare un autore a Triano, che adesso è anziano, che si chiama Antonino Anello, e che con lui abbiamo iniziato a dilettarmi un po' a scrivere. Lui me li correggeva, poi lo rileggevo, quindi è nata così questa passione che va avanti fino a oggi. Alla quarta fatica. Sì, questa è la quarta opera. Mi ero già ripromesso, come lei sa, di non scrivere più, ma è più forte di me, perché il quotidiano offre tanti di quei spunti che, insomma, si può scrivere non un libro ma una enciclopedia Treccani, perché secondo me la quotidianità, il vivere normale, la realtà, supera ogni altra immaginazione, invenzione, perché ci sono degli aspetti che noi non ne teniamo conto perché siamo abituati a vederli, ma se uno lo vede da un altro lato è una cosa incredibile. Poi sentirete e vedrete di che cosa parlerò. Di che cosa tratta, di fatti, ecco, questo ultimo lavoro? Allora, questo ultimo lavoro ha come titolo Non te preoccupaci penzie, uno che riguarda mio figlio, che è un bambino con disabilità grave, quindi è come per dire non ti preoccupare, ci penserò io a te fino a quando avrò forza e vita. E l'altro è perché, per mettere in risalto una nostra debolezza italiana, che è quello di affidarci sempre a qualcuno per qualsiasi cosa. Noi avremmo praticamente tanta forza per risolvere i problemi, ma se non c'è qualcuno che là vicino ci dice guarda, ma tu mo ci penso io, non ti preoccupare, noi non siamo contenti, e quindi ci affidiamo sempre agli altri. Allora io stasera voglio dire non ti preoccupare, ci penso io. Voglio dire, nel cassetto c'è qualcosa ancora. Sì, non dovrei dirlo, perché è una cosa molto molto in fondo al cassetto, ma spero, non so se ci riuscirò, ho scritto una bozza per una commedia dialettale che dovrebbe avere il titolo L'umone sembra stato e sembra è, ma non so se riuscirò, insomma, in questa mia nuova avventura, e io ci provo. Mettici un po' di, come si dice, non mi viene la parola, perché poi di verve, di verve, e quindi ce la fai. Speriamo. Crepi, grazie.